Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di cassetta degli attrezzi, ma di una cassetta degli attrezzi particolare. La cassetta degli attrezzi per chi vuole diventare tecnico del computer o sistemista. Io ho iniziato ormai poco più che ventenne da autodidatta, iscrivendomi al sito pcprimipassi.it, dove ho trovato il mio carissimo amico Raven, che ringrazierò, credo, per tutta la vita, e da lì è iniziata la mia avventura nel mondo dei computer. Volete imparare ad aggiustare i computer? Volete costruirveli da soli? Volete avere la vostra cassetta degli attrezzi per aggiustare i computer? Guardate fino in fondo questo video e troverete tutto quello che vi serve. Detto questo, io non voglio tirarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, iniziamo la nostra disamina della cassetta degli attrezzi. Iniziamo dalla cassetta, io utilizzo una di queste col fondo rigido. Vedete voi che cassetta utilizzare, io sotto in descrizione vi metto due o tre suggerimenti. Ho deciso di dividere questo video in macro sezioni, così riuscite a capire bene che cosa vi serve e poi se dovete cercare qualche cosa in particolare non dovete guardarvi tutto il video, magari sotto vi scrivo anche nella descrizione i vari minuti per le varie parti. Bando alle ciance, perché è la terza volta che faccio questo video, viene sempre lunghissimo. Iniziamo con la prima sezione, viti e cacciaviti. Per la sezione viti e cacciaviti iniziamo con un set di cacciaviti economico. 5 cacciaviti, 2 a stella, 3 a taglio, super economici. Non dovete andare a comprare chissà che cosa, perché i cacciaviti, per quanto riguarda le viti normali, tra virgolette, noi non andremmo a svitare chissà che cosa. Quindi ci servono, perché sono utilissimi, ma non dobbiamo andare a cercare strumenti super professionali, cromo vanadio, robe strane, perché dobbiamo solo svitare 4 viti. Quindi cercate un set di cacciaviti con 4-5 cacciaviti, 2 a taglio e 2 a croce sono più che sufficienti, e metteteli all'interno della nostra cassetta degli attrezzi. Su questi possiamo tranquillamente andare a risparmio. Su invece altri cacciaviti su cui non possiamo andare a risparmio sono il set di cacciaviti da elettronica. Qui c'è un set con 3 cacciaviti a taglio e 2 a croce. Questi sono utilissimi, soprattutto per smontare il portatile. Una cosa che vi voglio far vedere, questi della marca Lux sono molto buoni, e che una particolarità è che devono avere la testina che ruota, perché questi vanno impugnati così e quindi voi dovete avere la possibilità di ruotare il cacciavite grazie alla testina girevole che c'è dietro. Non andate a risparmio su questi, perché questi saranno quelli che vi serviranno di più, e avendo gli insertini molto piccoli non si devono assolutamente spezzare. E questi li mettiamo qua. Ma non abbiamo finito con i cacciaviti, perché io durante la mia esperienza piano piano mi sono dovuto fare un set di cacciaviti Torx. Come vedete sono tutti diversi, perché li ho comprati uno per uno. 6, 8, 6, 5, 4, 3. Vi lascio il link in descrizione di un set di cacciaviti Torx. Vi servono, perché ultimamente i portatili usano quelli. A volte vi mettono tutte vite a stella tranne una, e quindi voi per smontarlo dovete fare veramente i giri pindarici. Conviene comprarli da subito e così siamo a posto. Quindi andiamo a mettere all'interno della nostra cassettina degli attrezzi anche un set di cacciaviti Torx. Abbiamo detto viti e cacciaviti. Eh sì, perché nella cassetta degli attrezzi di un tecnico o di un sistemista non può mancare un portaminuterie con qualche vite. Qualche vite quale? Beh, non dovete comprare le viti. Le viti le recuperate dai computer che vengono buttati. E se aggiustate anche solo i computer degli amici, state sicuri che in pochissimo tempo avrete un sacco di viti. Viti per l'hard disk, viti un pochettino più piccole, distanziatori per la scheda madre, plug RJ11, plug RJ45 che a me stanno finendo,
e queste viti che sono secondo me le più importanti, che sono quelle da sostituire dietro ai case in modo che possiate smontarli con più facilità direttamente svitandoli con le dita senza utilizzare il cacciavite. Questi non li dovete comprare, li recuperate dai computer che andate a buttare. Direi che con la sezione viti e cacciaviti abbiamo finito. No, se volete proprio essere perfetti e riuscite a recuperarle, cosa sono queste? Questi sono bulloni da rack. Quindi se al posto di fare il tecnico del computer voi volete anche fare i sistemisti, vi troverete a dover montare molto hardware all'interno del rack e si usano questi bulloni particolari. Anche lì, a meno che non vi servano per un lavoro specifico, non andate a comprarli, tanto prima o poi riuscirete a recuperarne qualcuno. Ora la sezione viti e cacciaviti è finita, passiamo alla sezione degli hard disk. Per quanto riguarda la sezione degli hard disk, cos'è che vi servirà? Box da 3 pollici e mezzo SATA. Questo vi serve per andare a testare quando smontate gli hard disk se veramente funzionano e li potete collegare via USB. Stesso discorso, 2,5 SATA. Vi consiglio di comprare solo quelli SATA perché di hard disk IDE, quindi col vecchio connettore analogico, ce ne sono veramente pochi. Quando ho iniziato io ne dovevo prendere 4, ne avevo 4 nella cassetta degli attrezzi, adesso vi bastano 2. Quindi possiamo andarli a mettere all'interno della nostra cassettina degli attrezzi, autori cacciaviti, per andarli a mettere all'interno della nostra cassettina degli attrezzi. Vi manca solo un pezzo, che questo è facoltativo. Io tengo anche una cosa del genere e quando la uso poi la ricompro. Cos'è questo? Un adattatore per hard disk da 2,5 pollici da inserire nell'alloggiamento di un hard disk da 3,5 pollici. Adesso i case dei computer sono più piccoli, una volta erano tutti grandi e non c'era l'alloggiamento per l'SSD. Quindi se uno si voleva mettere l'SSD doveva per forza comprarsi una cosa del genere. Quindi metti l'hard disk qua dentro e lo inserisci nello slot da 3,5 pollici dell'hard disk normale. Quello è un accessorio facoltativo, ma è sicuramente utile. Finita la sezione hard disk, passiamo alla sezione cavetteria. I cavi che dovete mettere all'interno della vostra cassetta purtroppo sono diversi. E più ne avete, fidatevi, meglio è. Perché se succede qualcosa e non avete il cavo, è veramente un disastro. Il primo cavo da mettere all'interno sicuramente è un cavo LAN già crimpato, che vi serve per tantissime cose. Dovete connettere il portatile e vi serve il cavo LAN. Un'altra cosa che vi servirà di sicuro sarà un cavo USB, quelli quadrati delle stampanti. Tenerlo, perdonatemi, oggi c'è un po' d'allergia, tenerlo è sicuramente importantissimo, perché i clienti, gli amici, comprano la stampante e si dimenticano sempre che all'interno della stampante non c'è il cavo per collegarla al computer. Un altro cavo utile che potremmo tenere è questo di cui abbiamo già parlato, uno sdoppiatore di porte LAN. Questo ci serve, e bisogna tenerlo in coppia, se volete capire perché andate a guardarvi il video, ci serve quando abbiamo la necessità di sdoppiare il cavo, ma non abbiamo la corrente per tenere uno switch. Tra l'altro, visto che stiamo parlando di LAN, dentro la cassetta degli attrezzi tenere uno switch 5 porte non è una cattiva idea. Vedrete che lo venderete in pochissimo tempo. Infatti io adesso non ce l'ho, perché quello che avevo alla fine l'ho venduto. Quindi tenerlo dentro non è male. Non c'è qui in mezzo, ma io ve lo dico così, lo sapete. Un altro cavo che potrebbe esservi utile, io vi dico la verità, non l'ho mai usato, però non si sa mai nella vita. Prolunga USB, quindi un USB femmina maschio. Un altro cavo da tenere assolutamente è almeno un cavo SATA per collegare gli hard disk. Un cavo audio, quindi jack maschio e jack maschio. E poi iniziamo con cavi facoltativi. Il primo cavo facoltativo, cavo bipolare. Questo è molto molto raro. Pochissime volte vi toccherà utilizzarlo e per i motivi più disparati, ma se ce l'avete non è male. Poi potremmo andare a finire tra i cavi con gli adattatori. Una cosa che potrebbe esservi utile, per esempio questo.
un adattatore VGA HDMI, oppure questo, un adattatore USB, microfono e cuffia. Di adattatori ce n'è veramente tanti che potete prendere. Più riuscite ad averne, meglio è. Ovviamente non comprateli tutti subito, prendeteli quando vi occorrono e poi teneteli tutti stippati all'interno della vostra cassetta degli attrezzi. Visto che parliamo di cavi adattatori, una cosa utile che potreste tenere, e che io anche questa non ce l'ho perché mi va via come il pane, è una modem Wi-Fi USB. Quindi praticamente un'antenna Wi-Fi con l'USB. Adesso ve la mostro magari. Tenetela, perché quando non funziona il cavo all'interno di un computer, poterlo collegare via Wi-Fi, anche solo nell'hotspot del cellulare, è veramente molto comodo. Quindi tenete questa, anche questo adattatore nella vostra cassetta degli attrezzi. Ora passiamo all'ultima sezione, la sezione degli accessori utili all'interno della nostra cassetta. Accessori utili. Abbiamo parlato molto di cavi LAN, quindi una cosa che ci serve se li crimpiamo per conto nostro è una pinza che crimpa. La pinza crimpatrice ci serve, anche se forse è l'accessorio che costa di più in assoluto. Altro accessorio molto importante, una forbice d'elettricista, un pennello per togliere la polvere dai nostri circuiti dall'interno del nostro computer e un nastro isolante. Altri accessori facoltativi che io li tengo dentro e mi sono serviti a volte sono uno spelacavi, una chiave inglese. Voi vi chiedete, ma che serve la chiave inglese? Non vi preoccupate che prima o poi vi serve. Poi all'interno della cassetta metto anche del silica gel per togliere l'umidità, così siamo sicuri che tutto resta come deve rimanere. Un metro piccolino, un flessometro. E poi questa che ne abbiamo parlato tante volte, che è semplicemente il nostro tester per i cavi. Se avete la pinza che crimpa e vi crimpate da solo i cavi, questo dovete avercelo per forza. Se invece comprate tutti i cavi già fatti, questo è un accessorio facoltativo. Ultimo, ma non meno importante, le nostre carissime fascette che ci servono sempre per mettere a posto i cavi, che tanto a posto non ci stanno mai. C'è un'ultima sezione bonus di qualcosa da tenere nella nostra cassetta degli attrezzi. Che cos'è? Nella sezione bonus ci infiliamo una chiavetta USB. E voi adesso mi chiedete, ma che cosa c'è dentro questa chiavetta USB? Beh, io all'interno della mia cassetta di chiavette USB ne tengo diverse. In una tengo dei software utili. E quali sono? E questo dipende da come voi vi approcciate alla diagnostica del computer. Possono essere diversi, un pulitore di sistema, un IP scan, ce ne possono essere diversi. In base a come voi interagite col computer, avete dei software che preferite. Ma una cosa che sicuramente va tenuta all'interno della chiavetta USB è un sistema operativo che parte da chiavetta. Io utilizzo una versione live di Linux. Perché? Perché quando vi trovate davanti a un computer che non si accende e dovete capire se il problema è il sistema operativo o il computer, avere una live su chiavetta è utilissimo. La attaccate, la collegate, accendete il computer e vedete che cosa succede, se parte, non parte, se riuscite ad accedere all'hard disk oppure no, potete recuperare i dati oppure no. Tenete veramente una distro live di Linux perché vi serve di sicuro. Non so usare Linux? Vabbè, questo non importa, lo potremmo vedere in un altro video. Comunque, vi serve di sicuro. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, è durato più del previsto lo stesso, anche se è la terza volta che lo faccio. Per qualsiasi domanda, curiosità, accessorio facoltativo, accessori utili, scrivetemi qui sotto nei commenti, scrivete tanti commenti, vediamo di far diventare questo video un posto dove chiunque voglia buttarsi nel mondo del computer possa venire per capire quali sono gli attrezzi base per costruirsi la propria cassetta per gli attrezzi. Io qua sotto in descrizione vi metto tutti i link e ve li divido in base ad attrezzi base e ad attrezzi facoltativi e utili. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito quindi a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.